Quest'oggi si va in salita, in bicicletta. Borraccia l'acqua. Chi vuoi per affrontare la discesa? Il zainetto. Ho già tutto necessario. Si parte. Bene ragazzi, quest'oggi abbandoniamo la Mangerola per andare in Valmadre, esattamente al passo di Dordona. Adesso ci troviamo a Pedesina, ci stiamo dirigendo a Morbegno. Bene ragazzi, ci stiamo dirigendo a Fusine per prendere la Valmadre. Andiamo qua. No, non si capisce bene se è Adam Yates o Mark Cavendish della BNC. Non ho ancora firmato il contratto con una delle due squadre, quindi nel dubbio. Qua dietro, nascosto, non so se lo vedete. Vedo. Ragazzi, siamo arrivati a Fusine, dove parte la salita. Come possiamo ben vedere, questa montagna qua davanti dobbiamo scalare. Alla destra del Ledo c'è il cartello con scritto Fusine. Bene ragazzi, siamo arrivati alla salita della giornata. E nulla, comunque la strada da affrontare è questa. Consiglio rapportino e via, senza strafare, perché sono ben 20 km fino a 2000 metri. Ah, ecco, adesso te l'ho detto, sono mal di gambe. Bene ragazzi, questa è la Valmadre, vedete qua dice la Madonnina. Bene ragazzi, dobbiamo arrivare dove ci sono quei paloni dell'elettricità sulla. Già. E là ragazzi, e là mannaggia. Poi per noi è quasi finita, per Ledo invece manca ancora un bel pezzettone. Ed è qua ragazzi che salutiamo Ledo, che parte. Adesso dovrà affrontare una salita segnata a 1:40 e arrivare in pratica su là, in cima. E noi invece proseguiamo per la nostra strada, sempre in compagnia del Coraz. Buona, bene. Buona salita Edo. Grazie. Ciao, ciao. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Bene ragazzi, a parte la vista sul Coraz, questo è tutto quello che si vede. Al passo Dordona, le bici, la Madonnina, 2060 metri. Un po' deludente, la vista, diciamo che ci sono passi più bassi o più viste. Si è coperto anche il disgrazio, l'unica cosa figa che si vedeva. Oh, bucato! La dura vita del ciclista. E così.
mestiere, no? Gli attrezzi del mestiere, sai, gli attrezzi del mestiere. Ah, porco cane, no. Spara a mano. È un po' difficile. C'è un momento. È un momento di tuo... per la fronte, sì. No, è che ho un'ora, ancora un'ora di sessione per la batteria, Matteo. Cerca di sbrigarti. Ok. Fatto. 5 di buche ancora. Poi devi farla scivolare. Devi centrare il disco. Porco cane, ci credo! Hai messo tutta la pastiglia e il pistone. Top! Top! Bene, adesso ti è vietato bucare.